oggi a grandissimissimissimissima richiesta, perché ci avete chiesto in tantissimi. Giocheremo a Poppy Playtime, che si chiama anche Huggy Wuggy. È un nuovo gioco molto pauroso e spaventoso. Se non vi piacciono le cose paurose, vi lascio qua adesso una finestrella o qua che si aprirà per vedere i nostri altri video divertenti e non paurosi. Andate a vederli qua. Ma se vi piacciono le cose paurose, sapete che noi adoriamo le cose paurose. Questo gioco dovrebbe essere molto pauroso. Non vedo l'ora di vedere com'è. Sarà più pauroso di Ice Cream o meno pauroso di Ice Cream? Scrivetecelo poi voi alla fine nei commenti se secondo voi è più pauroso questo o Ice Cream. Siete pronti? Prendete i popcorn, lasciate un mi piace e iniziamo subito! Questo è il video di introduzione. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. Ha detto. A girl can talk to her. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Ha detto, vi sto per presentare la bambola più intelligente al mondo. Poppy's a lovable. Questa è Poppy? And she talks like one too. Mi chiamo Poppy e ti voglio bene. Quindi stiamo guardando una vecchia pubblicità di questo giocattolo che si chiama Poppy, la bambola Poppy. Sono una bambina reale, ha detto. Che ore sono? L'ora di giocare. Questa invece è la fabbrica delle bambole. Si può visitare? Si può visitare la fabbrica delle bambole. Che succede? È successo qualcosa alla fabbrica delle bambole. Ecco. C'è scritto: tutti quanti pensano che il personale sia sparito 10 anni fa. Ma siamo ancora qua. Trova il fiore. E c'è disegnato un fiore. Eccoci qua. Allora, che cosa hanno detto nel video iniziale? Mi raccomando, studiate l'inglese, ragazzi, studiate l'inglese perché così capirete tutto nei videogiochi, ma capirete anche le serie TV, potrete guardare la lingua originale, tantissime altre cose, è utilissimo, quindi studiate l'inglese. Cosa hanno detto? In pratica era un video vecchio di una pubblicità di una bambola che si chiama Poppy e un signore diceva: abbiamo creato una bambola che non è mai esistita, non è mai stata creata prima d'ora, cioè una bambola che riesce a capirti, ad ascoltarti, a rispondere e si chiama Poppy. In inglese Poppy è anche il fiore del papavero. Quindi non so che cosa succede adesso. Poi c'era scritto che c'era un biglietto in cui 10 anni fa sono scomparsi gli impiegati in questa fabbrica. Questa è la fabbrica che ha creato la bambola Poppy e ha creato varie altre bambole. Quindi non sappiamo che cosa è successo qua. Questa ambientazione mi ricorda un po' Bendy. Vi ricordate di Bendy? Ci sono dei rumori strani. In questo gioco ci saranno anche vari jump scare. Sapete, i jump scare sono quando all'improvviso spunta fuori qualcosa o c'è un rumore fortissimo, quindi ti spaventi. A me spaventano sempre tantissimo i jump scare. Qui ci sono delle scatole vuote. Stiamo esplorando la fabbrica di giocattoli, ma è fighissimo. Wow. Qua ci sono tutti i giocattoli che stavano costruendo. Però l'hanno tutto distrutto, tipo. È abbandonato. Guarda sopra. C'è un trenino che dopo 10 anni continua ad andare. Ancora a girare. Sembra una bomba. Ecco, io mi sono già spaventata anche se non è successo niente. Ok, allora bisogna trovare il codice con questi colori probabilmente, no? Ah, giusto, cerchiamo questo codice. Dove li possiamo trovare questi colori? Qua per terra ci sono dei colori nelle giallo, blu e rosso. Se sono i colori delle mattonelle. Blu. Credo che manchi ancora un colore. Uffa. Questa cassetta? Una cassetta? Mettiamola qui. Che succede adesso? Sta partendo un video. And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Ha detto che tra poco partirà l'allarme perché ci siamo introdotti nella fabbrica senza permesso. E quindi ha detto: questo è il tuo avviso, vi conviene tornare indietro e andare via. Ehi, ma forse sono questi i colori per aprire quel... Ah, del trenino! Verde, rosa, giallo e rosso. Verde, rosa, giallo e rosso. Proviamo. Era Verde, rosa, giallo, giallo, rosso.
Si è aperta la porta! Ecco, un'altra cassetta. Vediamo cosa ci diranno ora. Playtime. È tipo un giocattolo. Sono tipo delle mani allungabili. Wow! Questo ci servirà per difenderci una volta che troviamo il pupazzo malefico. Dove sarà nascosto? Credo sia questo. Ma che sistema! Fantastico! Wow, che figo! Speriamo così di poter allontanare il pupazzo. Wow, ho avvicinato una sedia. E l'altra mano dov'è? Effettivamente ce ne abbiamo solo una. Allora entriamo qui, vediamo che cosa voglio c'è. Esplorare tutto, è super interessante esplorare la fabbrica di giocattoli abbandonata. C'è una mano là sopra, vediamo. Proviamo. Sì. Wow. Eccolo! È lì. Non si muove. Cosa dobbiamo fare? Ci inseguirà? Aiuto! Ma è gigante qui. Ma forse è davvero solo un giocattolo, non si muove, no? Spero. Alla fine ha una faccia sorridente, simpatica. Allora, qui ci sono anche i suoi dei mini... No, no, sono stato io. Quindi il pupazzo si chiama Huggy. Sì. Quindi Huggy Wuggy è il pupazzo. Ah, vedi, qui c'è due mani. Dobbiamo trovare l'altra mano, allora. Attento a non svegliarlo. No, infatti. Vediamo che non si svegli. Che succede? E ha fatto le scintille verso Power qui. Però ho sentito un rumore di chiave. Ecco. C'è una chiave qua sopra. Attento che non... Cos'era? Non si è mosso, per fortuna. Però si è acceso qui. Forse è solo un pupazzo, non si muoverà. Ce l'abbiamo fatta, aperta la porta. È ancora lì, sì? È ancora lì. Ok, guarda, dove siamo qui? C'è una Giwagi rosa anche. Wow. Forse è la Giwagi femmina. Vediamoci un attimo. Intorno c'è una camera lì di sicurezza. Poi devi essere gentile con gli altri, okay. Devi arrivare in puntuale. E non nasconderti dietro alle porte. Cose da non fare. Non puoi stare qua dopo le 8 di sera. Ma no, noi non ci staremo dopo le 8 di sera, no? Non puoi toccare i macchinari e non puoi entrare nel settore innovazione senza autorizzazione. Ok. Il settore innovazione. Quello che abbiamo visto prima, no? Quello in cui facciamo quelle specie di esperimenti. L'importante è che Huggy Wuggy non si svegli. Per il resto possiamo esplorare quanto vogliamo. Oh no! Sei sicuro che è una buona idea? Ah, wow! Abbiamo posso spostare la corrente? Il braccio elettronico adesso! Wow! Ma che sto facendo? E dove vuoi portarla? Boh! Wow! Ma questa è una cosa fantastica! Non ho ben capito come funziona, però! Forse dobbiamo portare la corrente qua dove ci sono i cavi staccati? Oh! Abbiamo acceso la corrente! Cosa? Cosa ho fatto? Adesso funziona! Continuiamo la nostra esplorazione. Non c'è più! È scomparso! Non c'è più Huggy Wuggy, non c'è più il pupazzo! Oh, oh. Dove sarà andato? Oh, non lo voglio sapere! Non voglio sapere dove è andato! Sputterà pure all'improvviso! Ma se riusciamo ad andare qui? Caffetteria? Forse come abbiamo attivato l'elettricità, lui funziona con l'elettricità quindi si è attivato anche lui. Spero che non sia là dentro. Wow, ha funzionato! Una nuova area, c'è scritto fai amicizia Candy Cat. Questo era un altro gioco che sicuramente hanno creato qua nella fabbrica. Stai molto attento. Ok, aiuto. È troppo buio, io non entro qui. No, più. No, ah! Non entrare lì, provo qua. È chiuso. C'è scritto le scale verso l'inferno. E quindi dobbiamo per forza entrare qua in cui c'è scritto non entrare. Ma non possiamo magari andare via. Ecco, mi sono già spaventata, non è successo niente. Che cosa c'è qui? Apriamo? Dove siamo? È tipo un magazzino? Senti questa musichetta. Questo si può aprire? No. Qui c'è un registratore. C'è un'altra cassetta. E dov'è? Forse dobbiamo guardare l'altra cassetta, cerchiamola. Non la vedo. Ah, qui c'era il giochino, quello lì che abbiamo visto all'entrata. Sicuramente ci avviserà se c'è qualche pericolo, no? Cos'è questo? Dove siamo?
questa fabbrica è molto strana. Facevano degli esperimenti strani qua. Che cosa hai preso? Ho preso un qualcosa qui. Era bianco. Come sarà, Hagiwagi? Qui si può aprire? Aiuto, forse là dentro. Ah no, qui è dove stavamo prima. Ah, ok. Facciamo un giro, vediamo se troviamo qualcosa. Questo è un altro gioco. Qui c'è qualcosa. Eccolo, sì. Forse dobbiamo prendere tutti i colori di queste cose. Ah, ecco la cassetta. Sì, andiamo a vederla. Passa da qua sotto diretto. Ah, guarda, c'è un altro. Vediamo che cosa c'è anche qui intorno. Lì c'è un'altra mano rossa. Guarda, c'è una bambola lì. Un pezzo di bambola. Qua nella fabbrica stavano costruendo quelle bambole. Quindi qui dobbiamo mettere la cassetta. Sì, vediamo cosa ci dice adesso. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? Che c'erano due impiegati che litigavano. Sì. Uno ha detto dove hanno messo le scatole di Huggy Wuggy. Non trovava le scatole. L'altro gli ha detto non so dove sono le scatole. E poi hanno iniziato a litigare perché dicevano che non funzionano bene le cose in questa fabbrica. Insomma, non erano molto contenti. No. Quindi chissà che cosa è successo poi. Bravo! Ce ne manca tutti. Ancora uno, mi sa. Vediamo. Guarda, là sopra c'è la mano rossa. Come si fa a salire là sopra? Dobbiamo trovare un modo per prenderla, così poi avremo tutte e due le mani e possiamo premere i pulsanti. Ho visto qualcosa. No, erano i pezzi di giocattolo che volavano mentre saltavo. Dobbiamo assolutamente prendere anche la mano rossa. Come possiamo fare a salire là sopra? Prima dobbiamo trovare il pezzo rosso, secondo me, e poi si sbloccherà forse. Vero. Che succede? Abbiamo messo tutti i generatori. Si sta aprendo qualcosa lì. La mano rossa! Ce la sta portando qua! Qui. L'ha buttata giù. Giustamente. Meno male non eravamo lì sotto. Evviva, ora abbiamo due mani! Prova a premere quei due pulsanti lì. Quindi dovrei premere prima con la mano blu e poi con la mano rossa. Funziona! Vediamo che succede adesso. C'è scritto non entrare. E noi ovviamente entreremo lo stesso. Aspetta. Mamma mia, che paura qua sotto! Ma dove dobbiamo andare? Siamo tipo nel room trasportatore dei giochi! Ok. Risaliamo da qui? No, qui ci fa scivolare! Uffa! Da qui possiamo andare? Tipo un labirinto? Ok, qua c'è uno. Ah, ecco, dobbiamo attivare questo circuito! Però aspetta, se non possiamo passare da... Ah, ok, forse dobbiamo andare da qui. E dov'è l'altro? Forse qua sopra? Sì? Ehi, aspetta un momento, ma ogni volta che attiviamo l'elettricità si muove Huggy Wuggy, mi sembra, perché l'altra volta abbiamo attivato l'elettricità e Huggy Wuggy è scomparso da dov'era. Quindi non è che se magari attiviamo tutta l'elettricità adesso si muove. Ah, tu dici che arrivi qui? Eccolo, sì! Attiviamolo! Ma non lo attivo! Bravo! L'ho attivato e adesso? Forse c'è qualcos'altro che va attivato adesso. Ok, abbiamo capito come funziona finalmente. Dobbiamo prendere la corrente e scendere giù dal palo, giù e portarla al numero 2 e dovrebbe azionarsi adesso. Ok, ha funzionato, girati, dove stiamo andando? Ok, ha azionato questa sorta di tapirulan. Un altro rullo. Stiamo finendo, dove stiamo andando? Non mi dire che c'è, aiuto, mi sta girando tutto. Che succede? Guarda davanti. Stanno cadendo dei giocattoli. Aiuto. Forse dobbiamo correre. Ora veniamo trasformati in giocattoli. Dove stiamo finendo? Dove siamo? Uff! Ah, tutto ok. Mamma mia. Questo era il rullo dove trasportavano i pezzi di giocattoli, okay. Vedi? Ah, quindi qua siamo un'altra area della fabbrica. Qua è proprio dove componevano i giocattoli. C'è scritto che anche qua c'è bisogno di elettricità. Vediamo com'è qua sopra.
trovato un altro videoregistratore che è rosa. Bene! Dobbiamo trovare la cassetta. Sì, così scopriremo più indizi su quello che è successo in questa fabbrica. Questa è la cassetta, guarda. Penso. Sì, bravo! So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to... Ok, allora nella cassetta diceva: ehi Stella, perché hai deciso di lavorare qua in questa fabbrica? E ha detto: beh, perché si è incastrata la mano. No! La mia povera manina. E lei ha detto: perché io adoro i giocattoli, quando ero piccola giocavo con i giocattoli e potevo andare in qualsiasi mondo volessi giocando, e quindi mi piace lavorare qua perché posso creare i giocattoli per i bambini che possono giocare e andare nei mondi che vogliono. Qui ci sono altre due stazioni da... per l'elettricità, quindi dovremo attivare queste. Proviamo. Oh no, allora, non arriva fino a lì, come mai? Ha funzionato! Una l'abbiamo accesa, anche l'altra, ok, adesso? Ok, abbiamo capito come fare. Se anche voi avete provato questo gioco, sicuramente sarà stato un po' difficile. Scriveteci nei commenti, siete riusciti o è stato un po' difficile da capire? Allora, bisogna prima tirare questo carrellino qua, poi attiviamo questo. Forse ci siamo? Dai, ce l'abbiamo fatta! Quindi questo è il percorso da fare, lo vedete? Questi due pali così e poi attaccarla qua al generatore numero 2. Vediamo se funziona. Sì! Ce l'ho fatta? Sì, ha funzionato! Era difficilissima questa parte. Abbiamo attivato questa parte? E ora che abbiamo finalmente attivato l'elettricità, è stato super difficile. Adesso possiamo attivare la fabbrica. Vedi, dovrebbe funzionare tutto adesso. Abbiamo messo l'elettricità qui. Ah sì, perché diceva attiva l'elettricità e ora c'è l'elettricità. Che succede? Che è attivata la fabbrica, vedete? Queste macchine sono a forma di mostro? Ora usciranno pezzi di giocattolo, immagino. Ok. Ecco, stanno uscendo i pezzi di giocattolo. Ah. Quindi abbiamo proprio riattivato la fabbrica, wow. E anche questa? Ok, adesso? Adesso si comporranno i giocattoli? Forse usciranno da qui? Che figo! Wow! Forse dobbiamo prendere un giocattolo finito? Proviamo! Uscirà da qua un giocattolo intero? Aiuto, aiuto! Che succede? Oh, sta succedendo qualcosa, guarda! Sta uscendo il giocattolo, prendilo prima che... Vediamo che giocattolo abbiamo costruito con queste fabbriche. Eccolo, sta arrivando! Ma non sarà un mostro, no? Ora spunta fuori Huggy Wuggy così all'improvviso. Eccolo! Che cos'è, un gattino? Che carino! Era quello di cui abbiamo visto il poster prima. Ok. Ora... Ok, abbiamo preso... Guarda, c'è qualcosa qua. Dove? Questo, che cos'è? No, nessuno può andarsene senza un giocattolo. Ok. Ah, forse bisogna metterlo qua per il controllo qualità. Ok. Lo sta scannerizzando. Wow. Wow, ci ha aperto la porta. Ecco, Huggy Wuggy femmina. Qua non si non può andare. Non entrare, c'è scritto. Qua non si può andare. Eccolo! Scappa! 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 Che cosa ci faceva là dentro nascosto? Perché proprio lì? No, c'è chiuso! Dove possiamo scappare? Ah! Pa. Non è il tuo momento. Alzati! Siamo ancora vivi? Dove siamo? Ok. Siamo tornati dove eravamo prima. Ma ci sarà ancora Huggy Wuggy là dentro? Ma quindi dobbiamo andare di qua? Attento! Eccola! E come facciamo? Allora bisogna prendere qualcosa. Ma prenda pugni! Bisogna... Che brutta! Trovare qualcosa, qualche oggetto, qualche punto per nasconderci. E dove dobbiamo andare? Non lo so. Dentro la È parte. Gigante! È gigante, non so dove andare! Riproviamo, questa volta proveremo a scappare molto velocemente. Siete pronti? Lasciate un mi piace! Se questo video raggiunge i 20.000 mi piace, giocheremo a Huggy Wuggy Poppy Playtime nella vita reale, quindi lasciate un mi piace qua sotto. E ancora non è uscito. Perché non esce più? Perché vuole che ti avvicini il più possibile, così non riesci a scappare! Ehi! Dove sei? Ah!
piccolo! Aiuto, scappa, scappa, scappa! Via, 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 via! Prova a tornare nel rullo! Sì. Dove siamo? Sei riuscito a scappare nel... Forza! Questo coso? Non so dove andare. No, lui ci sta inseguendo! Lui è dietro di noi che ci sta Come inseguendo! Come si fa a saltare qua? Forse riusciremo a scappare, forse riusciremo a scappare. Ok, riproviamo. Penso che sarà molto difficile, ma siamo vicini alla fine. Possiamo farcela. Dove sto andando? Non lo so. Vai a destra, tra poco devi andare a destra. Tapirulano sbagliato. Abbiamo preso il tapirulano che porta indietro. Però forse così anche Huggy Wuggy non riesce a raggiungerti. Ah, dici? Forse questa è una tecnica. Continua a saltare e andare avanti, altrimenti ti porterà da Huggy Wuggy. Oh no. Ci porterà direttamente da lui. Ok, allora abbiamo preso la strada sbagliata, credo. Dove sarà finito? Strano che Huggy Wuggy non c'è. Dove sarà? Siamo riusciti a seminarlo, forse? Magari lui è da qualche altra parte. Sì, siamo riusciti a seminarlo davvero. Dici? Penso che l'abbia riprovato. Girare. No. Spero che sia la strada giusta. Ci siamo quasi. Oh no, si è chiusa la porta qui. Vai, 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 vai. Oh no. E adesso? Ci sei quasi, corri. È quello che sto facendo. Ok, e girati adesso? C'è una scatola là sopra, tiragliela in testa! No! Non ci credo, ce l'abbiamo fatta! Hai tirato la scatola e lui è caduto giù, guarda! Aspetta, dov'è? Non lo vedo! È caduto giù! L'hai fatto cadere giù, attento a non cadere giù! Ma cadere dove giù sono nell'abisso. Io? Nell'abisso! Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto 500 milioni di tentativi! Mamma mia! Ecco il fiore! L'abbiamo trovato, il fiore che dovevamo trovare dall'inizio. Allora, adesso, dove dobbiamo andare? Non ci credo che abbiamo fatto cadere Huggy Wuggy. L'abbiamo eliminato per sempre, spero che non tornerà adesso. Allora, qui c'è un labirinto, siamo verso il fiore. Spero che ora riusciremo a scappare una volta per tutte da questa fabbrica. Qui c'è una cassetta. Forse questa è l'ultima cassetta. Guarda, ci sono tanti giocattoli appesi, c'è scritto... Vai Stop. Via! Torna indietro. E adesso? Penso che dobbiamo comunque andare lì, anche se dice di non entrare, che è pericoloso. Aspetta, lì c'è il videoregistratore. Ah, vediamo cosa dicono. Final log in relation. Experiment 1006. Esperimento 1006. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. Stand it or not. End of... Wow! In pratica era una cassetta in cui ha detto che l'esperimento è andato male e che quindi ha registrato questa cassetta per far sapere a tutti che non bisogna più fare questi esperimenti sui giocattoli. Esatto. E se si fanno bisogna contenerli ed eliminarli subito. E all'improvviso si è fermato perché hanno preso anche lui. Quindi la storia è questa, loro stavano cercando di creare un giocattolo con interattivo, con una coscienza. Sì. Solo che poi questo giocattolo si è rivoltato verso di loro, si è ribellato verso di loro e li ha eliminati tutti. Questo giocattolo era Huggy Wuggy, che noi siamo riusciti a eliminare adesso, ma non so se l'abbiamo eliminato per sempre. Andiamo, vediamo cosa è successo. Chi ci sarà adesso? Non mi dire che di nuovo il pupazzo. No, l'abbiamo eliminato il pupazzo. Dove siamo? Sembra una casa. Una casa antica? Non mi dire che c'è un altro giocattolo malefico qua. Un altro esperimento. La bambola? Senti il clarion. Poppy, la bambola che c'era all'inizio? No. Non mi dire che dobbiamo affrontare anche lei. Oh oh. Qui si sente il clarion. La casa c'è delle bambole. C'è una casa delle bambole. Aiuto. Dov'è? No, questi sono dei cuscini. Sarà qui? C'è qualcosa lì. Oh. Eccola! La bambola Poppy! Per fortuna è rinchiusa là dentro. Adesso la apriamo. No! Dobbiamo per forza aprirla? Sta dormendo.
Secondo voi dovremmo aprirla o no? Ah, io la apro. Ops, non era una buona idea, forse. Capitolo 1. Wow! Sì, abbiamo finito! Sì! Wow! Abbiamo completato il capitolo 1. Quindi abbiamo liberato Poppy. Sì, penso che ci sarà un altro capitolo in cui dovremmo combattere, dovremmo eliminare Poppy, la bambola. Però in questo caso abbiamo sconfitto Huggy Wuggy. Voi non avete idea di quante volte era difficilissimo. Quella scena in cui scappavamo in quel labirinto, siamo morti 500 volte. Avevo i brividi. Quale ci fa più paura tra Scream e questo? Secondo me questo fa più paura, Huggy Wuggy. Sì. Secondo voi scrivetelo nei commenti. E ora vi lasciamo qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. Buona visione. Ciao.